Venerdì della quarta settimana di Quaresima. Potete bere il calice che io berrò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Egli fu l'uomo che andò a cercare la perla perduta. Il racconto della perla perduta, raccontato da Gesù, si addice bene all'umanità. La perla è Dio, somma preziosità nella vita dell'uomo, bene insopprimibile e indispensabile. Perdere Dio significa andare smarriti e naufraghi nel cammino di tutta l'esistenza. Non si può vivere senza di Lui, ed ogni cosa perde il suo valore. Chi avesse perduto o trascurato Dio nella propria esistenza, deve subito mettersi alla ricerca. Se non vuole consumare nell'ignominia i suoi giorni. Ma a differenza dei racconti evangelici, le parti si invertono. L'uomo che ha perduto la perla preziosa sembra che rimanga indifferente. È come se fosse contento della banalità e della gnavia della sua vita. Diventa insensibile a Dio. Nella storia di Gesù si può leggere un capovolgimento di situazioni. È Gesù la vera perla dell'esistenza, che invece si mette alla ricerca di chi l'ha perduto. La scrittura ci parla di lui, che, buon pastore, lascia le 99 pecore al sicuro e si mette in cerca della pecora perduta. La scrittura ci parla del padre che fin dal primo momento in cui il figlio si è allontanato dalla casa si pone in attesa del suo ritorno e al ritorno fa festa. Dio fa festa per la pecora ritrovata, per il figlio riavuto, per colui che si converte e ritorna a casa. All'uomo che ha sciupato tutti i beni, viene riconsegnata la perla preziosa dell'amicizia e dell'amore di Dio. Dio fa festa, non fa festa per sé, fa festa per l'uomo, una festa straordinaria. Viene sacrificato l'agnello, il vero figlio di Dio. L'unica soluzione giusta è quella di mettersi subito alla ricerca del figlio venuto a casa nostra e che abbiamo dimenticato. Ignorato, trascurato e lasciato al di fuori della nostra esistenza. Mi alzerò oggi e mi allontanerò da tutti i miei compromessi per venire a ricercare solo te, Gesù, mio Dio. Preghiera per la Quaresima. Vieni e fa tu stesso la tua volontà in me. I tuoi comandamenti non c'entrano nel mio cuore stretto e la mia mente limitata, non afferra il loro contenuto. Se tu non vorrai benevolmente dimorare in me, allora io inevitabilmente camminerò verso il buio. So che tu non agisci con violenza, ma ti supplico, entra con potere nella mia casa e fa rinascere tutto me. Cambia il buio infernale della mia superbia nel tuo amore umile. Trasforma la mia natura corrotta in modo che nessuna passione rimanga in me, capace di ostacolare la venuta di tuo Padre insieme a te. Fa di me quella santa vita che tu stesso mi hai promesso di assaporare in parte. Sì, Signore, ti prego, non privarmi di questo segno della tua bontà. Preghiera per il venerdì. Signore Gesù, ricordiamo la tua passione e la tua morte, dalle quali sono venute a noi il perdono e la grazia. Ti offriamo la fatica e la lotta spirituale che oggi ci attende, in particolare. Vogliamo offrirti il piccolo sacrificio che ci costa obbedire alla legge dell'astinenza delle carni. Fa
fa Signore, che partecipando sulla terra alle tue sofferenze, meritiamo di essere con te nella gioia del paradiso, così sia. Litanie del pentimento. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. O Dio clemente, che manifesti la tua onnipotenza e la tua bontà, abbi pietà di noi. O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore, abbi pietà di noi. O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi, abbi pietà di noi. O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a te, abbi pietà di noi da ogni peccato. Mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato in pensieri e parole, mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato in opere ed omissioni, mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato commesso contro la carità, mi pento di cuore, o mio Dio, per ogni rancore nascosto nel mio cuore, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver accolto il povero, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver visitato l'ammalato ed il bisognoso, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver cercato la tua volontà, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver perdonato volentieri, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per ogni forma d'orgoglio e di vanità, mi pento di tutto cuore, o mio Dio, della mia prepotenza e di ogni forma di violenza. Mi pento di tutto cuore, o mio Dio, d'aver dimenticato il tuo amore per me. Mi pento di tutto cuore, o mio Dio, di aver offeso il tuo amore infinito. Mi pento di tutto cuore, o mio Dio, perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia. Mi pento di tutto cuore, o mio Dio. O Padre, guarda il tuo figlio morto in croce per me, e in lui, con lui e per lui, che ti presento il mio cuore pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito ed umiliato, ed io spero con viva fiducia di essere esaudito. Preghiamo. Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a te gradito, nella gioia di una vita nuova. Loderemo sempre il tuo nome santo e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Via Crucis, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù e lo condussero via. Giovanni 19,16. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre,
De, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ed egli, portando su di sé la croce, uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota. Giovanni 19:17. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse. Attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse. Isaia 63:5. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù vide la madre lì presente. Giovanni 19:26. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Or, mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo Simone di Cirene e gli posero addosso la croce. Luca 23:26. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Cristo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei più piccoli, l'avete fatto a me. Matteo 25:40. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione.
Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori. Isaia 52,12. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù parla alle donne piangenti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Luca 23,28. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quasi esanime, a terra mi ha ridotto. Già mi vanno accerchiando i cani in frotta. Salmo 22,17. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù viene spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste, per sapere a chi di loro dovesse toccare. Matteo 15,24. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Fu crocifisso insieme ai malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Luca 23,33. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, esclamò: tutto è compiuto. Poi, chinato il capo, rese lo spirito.
Giovanni 19:30. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù viene deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo avvolse in un candido lenzuolo. Matteo 27:59. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra, dove nessuno ancora era stato messo. Luca 23:53. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo. Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui, scenda, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede e l'intima certezza della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fioretto del giorno, alzarsi da letto prontamente all'ora stabilita, dopo il giusto riposo, senza indulgere alla poltroneria un attimo di più, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.